approfondimento curato dal nostro Nico Centurame, dedicato alla seconda parte al Museo di San Gabriele. Sì, un museo degli ex voto che è proprio la testimonianza del riconoscimento, della gratitudine dei tanti, tanti fedeli devoti del santo dei giovani che lasciano quindi in questo museo proprio un segno della loro devozione. Benvenuti e bentornati qui, cari fratelli e sorelle, da di pomeriggio. Ci troviamo nel luogo degli ex voto, dei segni lasciati dai devoti per riconoscere e apprezzare il segno che hanno avuto di considerazione da parte di San Gabriele. Ci troviamo in un luogo, in un angolo di questo nostro santuario, dove abbiamo posizionato i tanti segni di riconoscenza da parte delle famiglie. Oggi più che mai sembrano che le coppie fanno difficoltà ad avere il dono dei figli. E in questo luogo abbiamo raccolto questi fiocchi nascita perché tante sono state le famiglie che sono tornate nel santuario con il loro fiocco nascita del loro bambino per dire grazie a San Gabriele, noi oggi abbiamo un bambino. Proprio ieri mi è arrivata un'email dall'estero che una famiglia si è messa a pregare San Gabriele perché non riusciva ad avere figli dopo tanto tempo che speravano di riuscire ad avere un bambino, e grazie all'intercessione, all'intervento, all'aiuto di San Gabriele oggi hanno un bambino di alcuni mesi, e allora hanno voluto dedicare proprio un banco per riconoscenza a San Gabriele mandando un'offerta, un contributo, e vogliono venire prossimamente nei prossimi mesi a portarci uno dei fiocchi da poter lasciare qui. E grandi sono questi segni che ci danno questa presenza continua di San Gabriele nelle piaghe e nelle sofferenze di ogni famiglia, soprattutto delle famiglie più giovani che cercano di vivere nell'amore, nella serenità, nella gioia, anche essere coronati dalla nascita di un bambino. E oggi più che mai abbiamo bisogno sempre più dell'intercessione e della presenza di San Gabriele. E vi do quindi l'appuntamento all'interno della sala degli ex voto, dove vogliamo continuare nella visione delle immagini della vita di San Gabriele contornati da tutti questi segni di ex voto di amore per San Gabriele. Eccoci nella sala degli ex voto, dove abbiamo già iniziato a parlare della vita di San Gabriele grazie a questi quadri realizzati da Elis Romagnoli che parlano della vita di San Gabriele. E in questi ex voto, in questi segni di questi cuori che ricordano il segno di gratitudine e di riconoscenza per quello che San Gabriele ha compiuto, ce ne sono tanti, sarebbe davvero da perdersi in questo mare di immagini che ne possiamo trovare. Tra cui uno vorrei farvelo notare, è questa di questa ragazza di Adele di Rocco, che aveva 23 anni nel 1994, quando è venuta in questo santuario per ringraziare San Gabriele. Che cosa era successo a questa ragazza? Questa ragazza aveva un problema di epilessia e doveva essere molto sempre attenta alle cure che doveva fare, perché ogni volta che saltava qualche medicina, ecco che la malattia veniva avanti e la rendeva debole, rendeva fragile e non riusciva a vivere serenamente
veramente la sua giovinezza. Quando un giorno, partecipando a un pellegrinaggio a piedi, arrivò qui in questo santuario e, stando qui in questo santuario, si addormenta, sarà per la stanchezza, ma nel sonno ecco che gli appare San Gabriele, che gli dice: basta con la terapia. E lei sembra quasi come un incubo e quindi lo vuole quasi trascurare, tralasciare, ma dopo un po' di tempo ecco che gli torna di nuovo in sogno San Gabriele, che gli dice: questa è la tua ultima occasione, basta con la terapia. E lei, senza dire niente a nessuno, inizia a non prendere le medicine, il che poteva renderla molto più fragile, molto più debole, perché poteva prendergli anche all'improvviso qualche attacco. Racconta addirittura che partecipa al pellegrinaggio a piedi per venire qui al santuario di San Gabriele, e lei racconta che ogni volta che stava vicino alla statua di San Gabriele sentiva quella forza interiore per vincere anche la stanchezza, la debolezza, come si allontanava, mi sembrava che vincesse in lei questa debolezza. Dopo alcuni mesi, che vede che la malattia non gli appare più, ecco che lo condivide con la famiglia e gli dice: guarda, che non prendo più le medicine. Immaginate un po' voi il padre, la madre, che disperazione in famiglia: ma tu sei matta a non prendere le medicine, ma ti può succedere qualcosa? Vanno a fare i controlli e vedono che oramai non c'è più nessun segno della malattia. San Gabriele l'aveva completamente guarita. L'ultima immagine che avevamo visto la scorsa volta era l'appuntamento serale che la famiglia possenti, il papà Sante, aveva con tutto il resto della famiglia davanti alla statua della Pietà di Maria addolorata ai piedi della croce con in braccio Gesù morto. E quante volte San Gabriele alla sua famiglia, ai propri fratelli e sorelle, faceva menzione nelle sue lettere che quanto era importante che in famiglia si pregasse. E questa è una delle cose importanti che noi nelle nostre famiglie stiamo trascurando o stiamo dimenticando: la presenza di Dio nella nostra preghiera, nel nostro rapporto con Lui. Poi qui troviamo un'altra immagine, che San Gabriele da ragazzo, Francesco, si ammala di una grave malattia che lui sembra che addirittura rischi la vita, quindi si spaventa talmente tanto che pensa addirittura che sta per morire. E allora fa una promessa al Signore, gli dice: guarda, se mi farai guarire da questa malattia, io voglio entrare in convento, sarò religioso. Ma guarisce dalla malattia e si dimentica di quanto aveva promesso. Ora passiamo in questa altra immagine che troviamo in questa esposizione, dove c'è una ricerca di San Gabriele con una lanterna all'interno di questo cespuglio, perché si racconta che la sorella Teresa tornava a casa una sera e smarrisce una spilla, e lui non vuole che la sorella Teresa, che era per lui la mamma, tornasse a casa così triste perché gli era caduta la spilla e l'aveva persa. Quindi tutta la notte la passa per poter trovare di nuovo la spilla e per poter ridonare la gioia e la serenità. E guardate un po' in alto, volevo farvi notare alcuni ex voto, anche tra quelli più moderni, più attuali, a quelli più antichi. Guardate una mareggiata di queste caravelle, di queste barche che rischiavano di affondare, e grazie alla riconoscenza, all'amore per San Gabriele, la preghiera che hanno rivolto a San Gabriele, li ha liberati. Vedete come queste immagini racchiudono il racconto di quello che è avvenuto tanti anni fa. Così anche in alto un'altra barca, sempre l'intercessione, l'intervento di San Gabriele, oppure durante la guerra che i militari si trovano a chiedere aiuto di fronte a quella situazione che stava accadendo, che San Gabriele interviene e aiuta questa famiglia. Carissimi fratelli, voglio salutarvi da questo luogo con un pensiero di San Gabriele che ci invita sempre al sorriso. Mai dimenticarsi del sorriso, il sorriso che non nasce dalle cose futili che passeggere, ma da un sorriso che nasce da un cuore pieno di amore, di un amore che riceviamo soltanto da Dio.
Questo che lui chiedeva continuamente al fratello: mi raccomando, fratello Michele, prega, prega il Signore perché riempie il tuo cuore del suo amore e così il tuo volto potrà esprimere il sorriso di Dio. Anche voi, fratelli e sorelle, possiate esprimere il sorriso di Dio nella vostra vita, riempiti dall'amore certo del Signore. A tutti vi mando la mia benedizione. Thank you.